Anno nuovo e torniamo subito alla vittoria, ragazzi, contro il Modena, a Modena, Modena-Brescia, ragazzi, 1-2, finisce la partita. Che sofferenza, che sofferenza, che sofferenza. Mamma mia, secondo tempo dominato proprio dal Modena, ma c'era da aspettarselo dopo che il Brescia era entrato negli spogliatoi nel secondo tempo con lo 0-2, c'era da aspettarselo l'assalto del Modena. Peccato per il rigore anche procurato da Bjarnason, che secondo me salta scomposto, ragazzi, e la prende con la mano. Secondo me è rigore quello, punto e stop. Peccato perché Andrenacci la stava pure prendendo. Ma non cancelliamo un bellissimo primo tempo che ha fatto il Brescia, perché il gol che ha fatto, perché secondo me il gol lo credito a Dijkman, ragazzi, perché l'azione l'ha fatta lui, alla fine ha crossato, c'è stata la deviazione di Zaro che ha buttato la palla in rete, però comunque il gol io lo accredito a lui, ha fatto anche oggi una grande partita e non dimentichiamo che a fine partita, per chi non l'avesse visto, ha fatto anche un grande gesto di sportività che stava andando da solo in porta praticamente, il giocatore del Modena non so che cazzo si è stirato, si è rotto. E si è fermato, quindi gran gesto di sportività, oltre che essere un grande giocatore, oltre che ha fatto una grande partita anche oggi. Speriamo di non vendere Dijkman, speriamo, guardiamo, ci stana, ha ancora oggi prestazioni di qualità, attenzione, concentrazione, tanta tanta roba. Come faremo senza ci stana, mi chiedo io, come faremo? Vabbè, Bisoli, una grande grande partita, un guerriero lì in mezzo al campo, non molla niente, niente molla Bisoli, niente. E poi che gol ha fatto Galazzo su punizione, ragazzi, ha tirato veramente una bellissima punizione. Secondo tempo siamo entrati un po' molli all'inizio, abbiamo subito concesso il calcio di rigore, poi il Modena ha continuato ad attaccare, 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 e ha avuto anche le sue occasioni, meno male. Peccato perché il contropiede secondo me poteva fare molto meglio, ha fatto molto bene i cambi di Marana anche oggi, perché stava vedendo che sul 2-1 non riuscivamo più a salire. E quindi ha messo dentro Bianchi e Borrelli che hanno cercato con i contropiedi di fare bene. Comunque alla fine abbiamo sofferto, l'importante però era portare a casa questi maledetti 3 punti che adesso ci fanno agganciare il Modena in classifica e con questo risultato qua praticamente andiamo a 28 punti con il Modena e quindi siamo in piena zona playoff scavalcando il Modena all'ottavo posto adesso, anche se il Bari ha vinto, il Bari ha 26 e Modena e Brescia sono tutte e due a 28. La prossima già in casa sabato sarà molto importante per cercare di prendere i 3 punti perché con Sud Tirolo, queste squadre qua, Ternana, queste squadre qua comunque che lotti perché noi ricordiamoci ragazzi, il nostro obiettivo è la salvezza, ma per cercare praticamente di salvarsi subito e poi cercare di puntare ai playoff, bisogna vincere assolutamente questa partita con Sud Tirol. Col Modena, anche se non la vincevi, magari non era una cosa, cioè si può perdere a Modena, cioè è una squadra che è forte il Modena, comunque era proiettata verso i playoff, però comunque oggi abbiamo dimostrato di poter essere all'altezza. Molto molto importante questo risultato, era fondamentale per comunque iniziare bene l'anno. Maran anche oggi veramente veramente bene. Maran, io ti amo. Non so, ma meno male che è arrivato Maran. 28 punti e mancano ancora tantissime giornate. Ci possiamo divertire, possiamo far divertire. Iscrivetevi al canale, ragazzi, e lasciate un bel mi piace. Ciao, ragazzi.